Buonasera, vabbè, sapete tutti perché siete qui per la presentazione del nuovo disco di Marcello Zappatore. Un applauso. Adesso purtroppo gli altri staranno qui una trentina di minuti così, però fate niente. No, allora, in realtà Marcello mi ha chiamato ieri, mi ha detto, cioè, presenti un po' il disco. Io ho detto, vabbè, facciamo le solite cose deliranti che facciamo insieme, perché dovete sapere, i primi dischi, sempre con questi titoli molto, diciamo, particolari di Marcello, c'era questa abitudine di mettere un'intervista che io facevo a lui, però accelerata. Quindi, diciamo, sul disco uscivano queste cose, queste cose così, come se hai mangiato, ingerito l'elio. Allora, Marcello Zappatore lo conoscete tutti, è un bel ragazzo innanzitutto, e questa è la cosa particolare della serata, tipo la tua ragazza, questa è la cosa, vabbè. Confermo che è un bel ragazzo. Allora, Marcello Zappatore, io lo conosco da circa 30 anni ed è così da quando lo conosco. Nonostante io abbia 30 anni, però... Allora, dovete sapere varie cose di Marcello Zappatore, innanzitutto che noi ci siamo conosciuti, eravamo veramente molto piccoli e ad un certo punto abbiamo condiviso questa esperienza in un coro della chiesa, questo lo posso dire, lui faceva il chitarrista del coro della chiesa, fu espulso quando voleva fare la messa country, questo è tutto vero, non sto fingendo. E, insomma, adesso non diciamo molto del disco perché tanto suoneranno per 3 ore, mi ha detto, e quindi 4, sì, nel senso che hanno provato i pezzi ma senza soli. Solo Emanuele Conuccia suonerà una mezz'oretta da solo più o meno, quindi andremo avanti per ore e ore, quindi chiudete tutto e stiamo chiudendo. Allora, il disco è uscito oggi, ieri, una settimana fa. Il disco è uscito una settimana fa, come dimenticarlo, visto che mi fa stalking da 2 mesi, questa oggi è la verità. Oggi sono usciti i biscotti. Tra l'altro io gli ho detto, guarda che secondo me il fondo verde è troppo piccolo, però lui mi ha detto, se suoni anche tu al fondo verde voglio suonare anch'io, e questo, diciamo, è il motivo per cui state scomodi qui dentro. E come potete notare, e il disco di Marcello Zappatore è in vendita, quindi mi raccomando, acquistatelo tutti quanti. Diciamo qualcosa del disco, dai, proprio lo vogliamo dire? No, perché il disco lo dovete ascoltare. Queste sono le fantastiche interviste senza intervistato, perché insomma... col morto. Allora, innanzitutto, guarda, questa è la prima domanda che gli hanno fatto tanti anni fa. Zappatore, come mai questo nome d'arte? Ma anche Zappatore è un gioco di parole come Propolino. È chiaro. Eh sì, ho fatto il film Viva Zappatore e mi sono inventato questo cognome e quindi sono condannato, adesso sto andando all'anagrafe e mi sono fatto cambiare. Per il prossimo mese mi farò chiamare Marcello Propolino invece. Propolino amoroso, tu da da da, che sarà la canzone, diciamo, hit della serata. Allora, il disco è molto molto interessante, io gli ho fatti i complimenti perché secondo me è il miglior disco della sua, seppur lunga e longeva, carriera, anche da attore, però è veramente un disco completo e mi sembra anche da un punto di vista della produzione che ha fatto un salto in avanti. Allora, parlaci un po' anche dei musicisti che ci sono questa sera qui, alcuni, tutti belli tra l'altro, però parlaci un po' dei musicisti che sono sul palco e anche dei musicisti che sono nel disco. Allora sì, in questo caso è stata per me una gioia poter usufruire dei servigi musicali di questi bellissimi ragazzi che mi circondano, che sono appunto, e farei seguire un grande applauso a ognuno dei nomi che pronuncio, seguire, non precedere. Vabbè, è amica sua, perché è appena fatto così. Abbiamo Paco Carrieri, piano e costiere. Abbiamo Fabrizio Colombella al basso elettrico. In realtà Fabrizio Colombella doveva suonare anche una specie di piccolo basso acustico che ha portato a casa mia. Ci è piaciuto talmente tanto che è rimasto a casa mia il basso, però non si è manco portato. Poi abbiamo Dario Congedo alla batteria. Ed Emanuele Coluccia ai sassofoni. E in più, all'interno del disco, ho avuto anche l'onore di avere Luca Alemanno. Facciamo un applauso, anche se non è potuto essere i nostri oggi. Basta. Allora, la musica che fa Marcello è difficilmente, diciamo, no, inquadrabile, come già dal cognome, dal nome d'arte che ha scelto, i riferimenti a Frank Zappa, soprattutto in gioventù, erano molto semplici, anche per la bellezza dell'uomo, tra l'altro, come potete notare, però effettivamente la musica che fa Marcello è una musica difficilmente definibile in un genere vero e proprio, e soprattutto poi
La cosa interessante della seconda, l'ultima domanda che faccio a Marcello è l'uso della rete. Io sono fissato perché smanetto molto, però in realtà Marcello, che è un grande virtuoso della chitarra, dello smanettamento. No, anche prima dello smanettamento, ha iniziato con lo smanettamento, poi diciamo, visto che era veloce, ha detto, metto il frutto secco se hai usato la chitarra, ma insomma, il movimento di stessi. Diciamo, lui, per chi non l'ha visto suonare dal vivo, è veramente impressionante, mette 6.000 note in un secondo, però questa cosa l'ha fatto diventare quasi una star sul web, nel senso che lui, intanto, secondo me, lo finanzia, diciamo, la fabbrica di pigiami, perché nella maggior parte dei video che sono su YouTube io mi pigiamo in tuta, sempre vestito chic, insomma. Cioè, io mi vesto all'OVS e sono già, insomma, un passo avanti, però questo utilizzo della rete che tu fai, no? Cioè, tu usi molto il YouTube, insomma, Facebook, eccetera, per promuovere i tuoi video. Quanto questa cosa ti è servita anche nel rapporto con i tuoi colleghi musicisti o nella notorietà nazionale? Beh, io credo sia servita a molto. D'altronde, poi, voglio dire, è uno dei canali principali di fruizione della musica. Cioè, adesso i ragazzi, se vogliono ascoltare un brano, vanno su YouTube, non è come un tempo. Quindi chiaramente anche io ho fruito di questo nuovo canale di distribuzione. E i pigiami? No, i pigiami sono endorse della Foppa Pedretti. Vabbè, sono tuoi pigiami di tavola, praticamente. Vabbè, insomma, noi abbiamo finito, abbiamo fatto i buffoni anche abbastanza. Poi lui non sembra, perché è sempre uguale, però è, secondo me, emozionato. Quindi un grande applauso a Marcello Zampadore. È emozionato. Allora, vi ricordo il disco, tra l'altro, a chi acquista questa sera il disco, addirittura c'è un DVD in omaggio di Viva Zappodore, così stanotte, se volete avere gli incubi, potete vedere Marcello Zappodore al cinema. Che è una cosa... E non dimenticare i biscottini. E soprattutto, buon pigiama a tutti, e buona serata, e grazie a voi e alla vostra pazienza. Marcello Zappodore! Tengo a spiegare un po' i titoli dei vari brani che vado a eseguire. Facendo musica strumentale, mi piace attribuire dei titoli un po' particolari, come avrà notato magari chi ha già acquistato il disco, chi mi ha seguito, insomma, nella mia produzione. In particolare questo brano che abbiamo appena fatto si chiama Ninna Nonna, che è un brano, diciamo, per la terza età, no? Perché tutti scrivono i brani per queste giovani donne, invece io ho pensato a un brano per le nonne, Ninna Nonna, quindi per far addormentare degnamente questa anziana signora. E invece adesso procediamo con un altro brano che si intitola Ngileppu. Ngileppu è un nome particolarmente salentino di indicare una miscela zuccherosa utilizzata per la preparazione dei dolci. Infatti questo è un brano molto dolce, nobilitato dai fantastici musicisti che mi accompagnano, e quindi buon ascolto con Ngileppu. Racconta di alcune vicissitudini alimentari avute in particolare tra me e il contrabbassista che ha suonato in questo disco, Luca Alemanno, che purtroppo non è qui con noi oggi, che consistevano, in occasione di vari concerti che abbiamo avuto insieme, in fugaci, velocissime cene o velocissimi pranzi a casa mia con il sottoscritto che cucinava, tra virgolette si fa per dire, pasta col pesto, un classico, diciamo, piatto veloce delle persone che non sanno cucinare. Per ricreare la magia, stamattina ci siamo trovati per provare con questi straordinari musicisti, abbiamo anche pranzato insieme, e oltre alle varie prelibatezze assaggiate c'era anche pasta col pesto. E questo brano si intitola Pasta col pesto. Woo!
Allora, la spiegazione del prossimo brano probabilmente farà riaffiorare a galla ricordi di alcuni di voi. C'era un più bettola forse, di cui non diciamo il nome, potremmo anche dirlo visto che poi fu chiuso dall'ufficio di igiene, però insomma, quindi non faremo più pubblicità a nulla, se non forse un film della Disney da cui prese il nome. Comunque, in questo bar, che tra l'altro non era neanche troppo vicino dal Fondoverri, a proposito, un applauso per il Fondoverri, per Piero, Mauro e chi mi ha permesso di esibirmi qua, grazie. Dicevo, in questo bar bettola, non tanto vicino da qua, vi era un barista di origini, si dice, egiziane, che quando un avventore, un cliente, si recava ad acquistare una qualsiasi bevanda, fosse essa una birra, una gassosa, una Coca-Cola, qualsiasi cosa, lui aveva questa frase fissa e ti guardava negli occhi e diceva: "Correggo?" Perché tendeva, diciamo, ad aggiungere un quantitativo sproposito di gin o vodka presi dal peggiore discount in qualsiasi bevanda tu acquistassi, con gli ovvi poi riscontri etilici da parte di chi fruiva di questi servizi. Allora, il prossimo brano si intitola "Correggo?" Grazie. Andiamo avanti con un altro brano che si intitola "Sghibbo". È il modo sorrentino di indicare delle cose o delle persone non particolarmente simmetriche o allineate, diciamo, con dei canoni architettonici. E quindi procediamo. Procediamo con questo brano che si chiama "Sghibbo". Sì. Poi beh, alcuni brani sono anche abbastanza seri, diciamo, però il titolo demistifica, diciamo. Grazie. Dario Congedo alla batteria. Dario Congedo. Che questo era "Sghibbo" che avete ascoltato. Invece andiamo su un altro brano, in questo caso credo che ci sia poco da spiegare. Il brano si intitola "Zappando si impara". Grazie. Allora, il prossimo brano è un brano che probabilmente vi istruirà su un nuovo termine della lingua italiana. Non nuovo, perché credo che sia abbastanza desueto, poi vi spiego anche che significa desueto. Comunque, si tratta di un aggettivo che dà il titolo a questo brano. Il brano si intitola "Opimo". Che significa opimo? Lo ignoravo anch'io prima di scrivere questo brano, poi mi è apparsa l'illuminazione, diciamo, il sogno. Opimo significa, è quasi un sinonimo per opulento, diciamo, quindi una cosa o persona non molto in linea. E quindi questo brano, che ha dei sapori un po' balcanici, ma sempre nella salsa, possiamo dire, zappatoriana, diciamolo. E quindi questo è "Opimo". Grazie. Allora, i brani che avete ascoltato sono in parte contenuti nel mio disco appena uscito, che si intitola "Propolino", che trovate in vendita presso il tavolo che vi sto indicando. Alcuni brani erano anche tratti dal mio precedente disco, che si intitola "La ciliegina sulla porta",
e che pure trovate in vendita, anche se non ci sono moltissime copie, quindi se vi interessa affrettatevi, è al tavolo di qui sopra. E questo brano che vi ho fatto ascoltare, ovvero Opimo, era invece l'anteprima assoluta, perché sarà tratto da un prossimo futuro lavoro discografico che non potete acquistare al tavolo di qui sopra, ma che potrete acquistare in un tavolo futuro, nel senso con le gambe volanti, qualcosa del genere. Allora, questo brano che stiamo per eseguire invece ha una spiegazione seria, nel senso che il titolo può apparire ridicolo, ma perché diciamo è stato ispirato da una persona che ha un cognome che non è proprio il massimo della vita. Sto parlando io, che ne avevo uno veramente terribile, però comunque ci siamo sicuramente incrociati, anche forse per via del cognome buffo, perché questo brano è dedicato alla mia ragazza, che è là appunto al tavolo di qui sopra, pure lei, però non si può comprare, attenzione. Si chiama Paola Calcagna, quindi questo brano si intitola Calcagnata, che non è un brano violento come potrebbe sembrare. Ecco, dopo un brano così intenso e per me così importante, mi risulta difficile presentare il prossimo brano dal titolo Uova di cane, che non ha un motivo particolare, se non forse il fatto che nel rapporto di lunghissima durata che c'è stato, professionale ovviamente, tra me e il regista del film Viva Zappatore, che vi ricordo è in regalo con i primi acquirenti del CD, fino a esaurimento scorte. E insomma, nel rapporto che ho avuto con questo regista, abbiamo sempre scherzosamente, ci siamo sempre scherzosamente appellati come cane uno con l'altro, anche perché poi il cortometraggio che preludeva al film Viva Zappatore era altamente incentrato sui cani randaggi. E quindi, perché no, l'idea di immaginare un mondo in cui i cani potessero fare delle uova. E queste sono appunto le uova prodotte dai cani, e quindi uova di cane. Allora, vi chiederei un applauso molto grande, ma in particolare molto lungo per i musicisti, così ho il tempo di cambiare la chitarra. Grazie. Cioè, se ci avessi messo più tempo avreste continuato. Basta adesso, grazie. Cioè, se ci avessi messo più tempo avreste continuato ad applaudire finché non vi fossero cadute le mani? Ma possibile, interessante, buono a sapersi. Allora, per quanto riguarda il prossimo brano, nasce dal ricordo di un'esperienza comune a tutti i musicisti che sono con me su questo palco, tranne per caso fortuito a Fabrizio, il nostro bassista. Dovevamo fare un concerto a Otranto qualche estate fa come band di un artista molto bravo che si chiama Grazia Negro, e questa serata era in occasione di una manifestazione chiamata Notte Rosa, ovviamente Notte Rosa per lei, non per noi. E nell'occasione di questo concerto che dovevano tenere, era appunto agosto, il tempo era bellissimo, non c'era neanche una nuvola, non so per quale motivo mi venne in mente l'idea che avrebbe potuto piovere quella sera, e due sono le cose: o porto sfortuna o porto sfiga. Quindi in effetti piove, ci fu un temporale assurdo e quindi il concerto non si tenne mai, e dopo questa esperienza scrissi questo brano che si intitola Meteorologo. E infatti nel brano in questione, poi sul disco, al termine del brano c'è l'effetto sonoro di un clamoroso temporale. E quindi vi facciamo ascoltare
meteorologo. Prossimo brano si intitola invece Acuminato. Come vedete, alcuni dei miei brani sono monosillabi, sono degli aggettivi o dei pronomi, una monoparola, diciamo un'unica parola, monosillabi sarebbero una sola sillaba, e sono quei brani che nascono dopo tanti borderosi AE compilati in cui nasce l'esigenza di avere dei brani che hanno una sola parola per spiegarsi prima, e quindi perché li vuoi scrivere tutti, dilla? Come? Che li scrivere tutti al mio... Sì, sì, certo. E quindi questo brano appunto si chiama Acuminato. Sapete che vuol dire acuminato? Non è che vi devo spiegare pure questo, vabbè, ok. Comunque... Grazie. Allora, io adesso sulla scaletta avrei scritto water, ma non credo che si tratti di qualcos'altro, ma in realtà, allora, questo brano si intitola Water of Bond ed è incluso nella colonna sonora del film Viva Zappatore. Il film è uscito nel 2011, lo trovate in regalo a quel tavolo di qui sopra. Ci sono le bellissime ragazze, le sorelle Calcagno, che vi accoglieranno con dei biscottini propolini, o sono già finiti? No, ce ne sono ancora, tonnellate di biscotti, quindi mangiateli tutti, perché sennò mi tocca riportare a casa pure i biscotti e mangiarli di conseguenza domani mattina. Dicevo, questo brano è incluso nella colonna sonora del film Viva Zappatore ed è l'ultimo brano che vi facciamo ascoltare, quindi vi chiediamo un grosso applauso alla fine di questo brano, magari anche all'inizio o anche durante, insomma, spellatevi le mani. Ci tengo a ringraziarvi veramente per essere accorsi così numerosi, grazie. Speriamo di aver fatto della musica di vostro gradimento. Io sono fortunato perché sono circondato da musicisti veramente di caratura, possiamo dirlo, internazionale, e appunto tutti loro ne stanno ricevendo la conferma e la gratificazione, e ve li ripresento. Emanuele Coluccia, ci ascoltate. Dario Congedo, alla batteria. Fabrizio Palombella, al basso. Paolo Carrieri, piano e tastiera. Grazie, questa è Water of Bond, grazie.